Giorgio De Rita, segretario del Censis, segretario generale. Allora, in un convegno importante come questo, per la sua natura naturalmente, dove si parla di cibo, abitudine a comportarsi meglio con il cibo, nei confronti del cibo, a nutrirsi meglio perché la condivisione ci sia per tutti. Allora, rispetto a questo tema, gli italiani come sono? Cioè, facciamo una fotografia dell'italiano oggi rispetto al problema cibo. Beh, gli italiani sono molto attenti al tema cibo, sono anche capaci di scegliere, sono attenti a due cose. Il primo, il prezzo. Bisogna spendere il meno possibile. Il secondo, la qualità. Sembra una contraddizione, ma la capacità di selezione degli italiani in questi anni è cresciuta. La spesa per consumi alimentari oggi vale circa il 14% del budget familiare, qualche anno fa, diciamo alla fine degli anni 80, era il 23%, quindi si è sicuramente ridotta la spesa sia in senso assoluto sia come composizione di portafoglio, però è cresciuta la qualità. Negli ultimi anni, un po' per le trasmissioni televisive, il 73% degli italiani guarda le trasmissioni televisive inerenti al cibo, un po' per l'Expo, un po' per la cultura che sta piano piano entrando anche nelle scuole di attenzione all'alimentazione, l'italiano sceglie molto di più, chiede migliore qualità e minor prezzo. Il punto fondamentale è che avevamo un timore, abbiamo avuto qualche segnale all'inizio degli anni 2000 che il consumo scivolasse verso un consumismo selvaggio come in altre società, come in altre realtà. Invece in Italia, come dire, i vecchi valori sociali, la vecchia saggezza contadina continua a essere una delle caratteristiche fondamentali nella scelta dell'alimentazione. Una cosa gliela voglio chiedere. Allora, abbiamo fatto questa sorta di fotografia e io sono in gran parte d'accordo con lei. La maggior parte della popolazione italiana segue ancora la TV generalista, ma anche perché comunque mediamente siamo una popolazione, tra virgolette, vecchia. Come arrivare invece ai giovanissimi che la televisione per esempio non la guardano, ma si informano attraverso internet, attraverso siti e quant'altro? Dal momento che poi ogni giovane poi diventa un adulto che può essere sano o malato a seconda di come si è alimentato, ecco, come possiamo fare? Una sua idea dal punto di vista comunicazione. Ma dal punto di vista della comunicazione, sicuramente, come diceva lei, oggi i giovani con meno di 24 anni usano i social network, usano i motori di ricerca per la stragrande maggioranza del loro quadro informativo e fa parte della loro vita quotidiana, questo non lo potremo cambiare. Quello che dobbiamo fare come genitori, come educatori, è riuscire a insediare dentro di loro una consapevolezza del grandissimo valore di questi sistemi, cioè della capacità di arrivare a costo zero a una quantità enorme di informazioni, però anche di grandissimi rischi che ci sono dentro. Ecco, il tema della consapevolezza digitale, che nel nostro paese, diversamente dagli altri paesi sviluppati, ancora non c'è, e probabilmente anche legato al ritardo della televisione, diciamo, di tipo specializzato. Il tema della consapevolezza, dicevo, è sicuramente centrale per educare i nostri ragazzi a essere più informati, ma soprattutto meglio informati. Per essere meglio informati, al di là del social network, secondo me bisognerà andare ad intervenire sulle famiglie. Mi riferisco in particolare a quelle mamme, non so se ce ne sono ancora, ma quelle che una volta pensavano che il bambino paffuto, nonché rotondo, fosse anche un bambino sano, cioè tutta salute, ecco. E, su questi genitori, ecco, secondo lei ne esistono ancora, secondo la sua esperienza? Chiaramente lei non è nel merito della medicina, però ecco, secondo lei è cambiata la mentalità delle mamme italiane in questo senso? Domanda difficile. Direi di sì, nel senso che le mamme sono più informate, sono più attente, sono forse però meno preparate a rispondere al problema, cioè sono capaci di vedere la direzione, di educare anche i ragazzi a un'attenzione alimentare che fino a qualche anno fa non c'era, però sono meno pronte a rispondere di fronte alla difficoltà. Vediamo ad esempio l'aumento dei problemi legati all'alimentazione, l'obesità, ma anche l'anoressia, soprattutto per le ragazze fino ai 12, 13, 14 anni, che è un problema sociale oggi significativo, molto più significativo di qualche anno fa. La mamma è in grado di parlare con l'amica, ma non è in grado di parlare con la figlia. Grazie. Prego.